tutti e bentornati sul canale. Nuovo video What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Anche oggi vi mostrerò tante ricette interessanti che sono sicura che vi piaceranno tantissimo. Partiamo infatti dalla colazione. Il giorno prima ho preparato questo plum cake allo yogurt e mandorle. Semplicissimo da realizzare perché vi basterà praticamente come misurino il bicchiere dello yogurt. Allora, mettete due uova all'interno della ciotola e ci mettete un vasetto di yogurt, o bianco oppure al limone, è davvero buono perché dà quel gusto di limone a tutto il plum cake. Poi, sempre nello stesso bicchierino, ci andate a mettere lo zucchero, due bicchieri di zucchero, ci mettete anche la scorzetta di un limone grattugiata, mescolate. Ci aggiungiamo 3 bicchieri di farina 00, potete anche sostituire un bicchiere con fecola di patate, così viene ancora più soffice, e mezzo bicchiere di olio di semi, di girasole, di soia, quello che volete, una bustina di lievito per dolci, mescolate bene il tutto e mettete il composto all'interno di una formina per plum cake oppure una formina da ciambella, andrà bene lo stesso. Cuocete il plum cake a 180 gradi per circa 30-35 minuti, poi fate la prova dello stecchino. Io ci ho messo anche delle mandorle pelate sopra e mi piace tantissimo questo plum cake, lo faccio spesso e con tante varianti. Potete farlo al limone, potete farlo alla vaniglia, all'arancia, al cacao, come preferite. Invece ho preparato le tagliatelle, pomodorini, olive, funghi e tonno, insomma ho messo un po' di tutto nella padella, lo svuota frigo lo chiamo questo piatto, e ho cotto i pomodorini dentro la padella con un po' di aglio e olio, poi ci ho aggiunto in un secondo momento i funghi e verso la fine della cottura ci ho messo anche il tonno, ho messo un po' di prezzemolo tritato e alla fine ho messo anche la pasta cotta. Ho amalgamato la pasta, ho aggiunto anche un po' di pepe, se volete anche un po' di peperoncino ci sta benissimo, e questo è stato il mio pranzo. Io faccio dei pranzi veramente super super veloci. Per snack invece ho preparato questo hummus dolce fatto con i ceci. Sì, sembra strano, ma in realtà ragazze dovete provarlo perché è delizioso. Vi occorreranno 240 g di ceci cotti, io utilizzo questi che trovo dalle mie parti ed è un'azienda davvero ottima. Poi metto una bustina di vanillina, un cucchiaio e mezzo circa di miele, se lo volete più dolce mettetene di più, se non volete mettere il miele mettete lo sciroppo di agave, così verrà proprio un dessert completamente vegan. Metto 3 cucchiaini di cacao amaro, un pizzico di sale e 5 cucchiai di acqua. Tritate il tutto, io sto utilizzando il Bimby, ma in realtà utilizzo il Bimby solo per la funzione di mixer, quindi va benissimo un tritatutto. E il vostro hummus è pronto, io ci ho messo sopra anche un po' di frutta secca tritata e non può mancare ovviamente anche un buon caffè. Per quanto riguarda la cena, ho preparato questa pizza di patate, non c'è farina, ma la base sono proprio delle patate, vi faccio vedere come fare. Praticamente basta pelare tutte le patate, io ho utilizzato all'incirca 4-5 patate medie, ma se ne pelate di più non succede assolutamente nulla. Le ho tutte tagliate e le ho messe all'interno di uno strofinaccio per poi strizzarle dalla propria acqua, devono essere belle asciutte. Dopo aver eliminato l'acqua delle patate vado a mettere all'interno un uovo, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale, se volete anche un po' di pepe. Mescolate bene le patate. Dopodiché mettete le patate su 2 teglie, più o meno ne verranno 2 di pizze, quindi più patate fate più pizze, vive pizze, io dico pizze ma in realtà non sono pizze, diciamo pizze, verranno fuori. Mettete le 2 teglie all'interno del forno a
a 220 gradi per circa 25-30 minuti. Dopodiché le tirate fuori e le condite come più preferite. È preferibile una mozzarella senza il siero. Io ci ho messo dei pomodorini e un po' di basilico, mentre il mio ragazzo ci ha messo salsiccia piccante e olive. E poi rinfornate sempre a 220 per circa 15 minuti o comunque fin quando si sarà sciolta la mozzarella. E questa è stata la mia cena. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Come sempre aspetto i vostri commenti qui sotto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!